Faccio allora, uno, c'è un livello della, io sono istruzione, formazione e lavoro come assessorato, c'è un livello che è quello dell'istruzione su cui io non derogo, cioè la scuola pubblica nazionale che forma la cittadinanza. Poi c'è il tema della costruzione di un'offerta formativa che è nella scuola e nel sistema formativo allargato, su cui non si fanno passi avanti se non c'è un protagonismo territoriale, ma anche sul sistema formativo che sta nell'istruzione. Tant'è che noi abbiamo costruito una legge regionale, la legge Bastico, che dice che sono le conferenze territoriali dell'offerta formativa e le province che definiscono i piani dell'offerta formativa. Vi do una notizia, diciamo, al di là dei tagli di questa riforma. Oggi sappiamo che con grande probabilità il ritardo con cui hanno fatto uscire i regolamenti è stato fatto apposta per impedire alle province e alle regioni di deliberare l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico, perché il Ministero sta chiudendo con le sue conversioni automatiche gli indirizzi dell'istruzione superiore vecchia con quelli nuovi e ci impedire con la Regione e la Conferenza Stato-Regioni si è già in moto, perché questo significa banalmente che, diciamo, si sia o meno d'accordo con la semplificazione degli indirizzi, e non è questo a mio parere il tema centrale di questa riforma, sono i tagli economici che saranno pesantissimi alla scuola. Non c'è dubbio che, come dire, partire da un liceo scientifico-tecnologico che sta all'interno di un tecnico con la capacità di insegnare informatica con certe caratteristiche è una cosa, per arrivare magari dopo all'ITS, al polo tecnico con certe caratteristiche formative di alto livello, un conto è farlo nel liceo scientifico che ha un altro curriculum di prospettiva, no? E questa è una scelta che dovremmo fare noi per capire dove indirizzare i ragazzi rispetto al percorso di raccordo con l'economia locale, ma che non ci lasciano fare. Ecco, io poi per entrare invece nel merito, cercavo di dare un contributo al tema. E due cose fondamentalmente. Io penso che il sistema formativo locale nasce dall'alternanza scuola-lavoro, e questa è una terra che ha un'esperienza di 30 anni, l'ho fatta anch'io l'alternanza scuola-lavoro, quindi le borse lavoro estive, l'alternanza curricolare, non solo nella terza area dei professionali, ma nei licei, nei tecnici. Sono 2.700 ogni anno gli studenti nostri delle scuole superiori che fanno un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, concentrati nei tecnici e nei professionali. Considerate che purtroppo, io dico, in provincia di Bologna solo il 46% degli studenti frequenta un professionale o un tecnico, tutti gli altri vanno al liceo. E quindi è un'esperienza che la maggior parte di coloro che vivono nella scuola fanno, e la fanno con fondi del Fondo Sociale Europeo, perché anche con questa riforma che vorrebbe, diciamo, come dice il ministro, avvicinare la scuola al lavoro, non c'è una lira su fondi che riguardino l'alternanza scuola-lavoro. E anzi, si dice che per andare a avvicinare il lavoro bisogna fare l'apprendistato, ridurre l'obbligo scolastico, diciamo che questa è un'altra cosa ancora. Quindi si comincia da lì, si comincia da lì. E noi questo lavoro lo facciamo con i fondi del Fondo Sociale e avvalendoci del rapporto con gli enti di formazione professionale, che quindi hanno un raccordo forte con la scuola, perché collaborano fin dalle attività curricolari. E questo significa poi porre le condizioni per fare quel salto di qualità che diceva Barbi nella formazione tecnica superiore. Noi abbiamo gli IFTS e gli ITS, che sono quelli che, usando i fondi anche qui del Fondo Sociale, capitale umano, che la Regione ha riservato 6 in questa programmazione, investiremo per fare la formazione tecnica specialistica. E questo è un altro tassello con cui si continua, ma su cui io credo noi possiamo innestare dei percorsi di innovazione molto forte. C'è stata una proposta che noi vogliamo accogliere, lavoreremo assieme con la Facoltà di Scienze della Formazione riguardo alla possibilità di dare occasioni di formazione ai
gli iscritti ai centri per l'impiego attraverso l'e-learning e quindi con un raccordo che permetta, per esempio attraverso un tutor, di avere una formazione anche personalizzata a questi iscritti tramite l'e-learning e quindi anche con un costo. Questo è un percorso che io credo dobbiamo fortemente spingere e sperimentare. Poi c'è la formazione per gli adulti, ecco, e quindi qui siamo tutto sul livello di un indirizzo che l'Unione Europea ha dato, che si realizza tutto nel percorso tra l'istruzione a livello locale, cioè le autonomie scolastiche e la regione. Ma c'è un grande assente che è la scuola in senso stretto e l'istruzione degli adulti in senso stretto. Mi vedo qui Aureli che è una paladina, no, di questa. Ma qui il punto è che si taglia, come del resto si taglia nel resto della scuola, oggi elimina il blocco di formazione, in un incontro che avevamo assieme ha detto che adesso parte la discussione anche sul regolamento dei centri permanenti per l'istruzione degli adulti che dovrebbero superare i CPT e i serali. Speriamo che ci interpellino, perché noi abbiamo qui una delle esperienze più straordinarie da questo punto di vista, perché abbiamo la rete dei CPT e dei serali che ha messo insieme questa commissione tecnica che si chiama COVALCRE, un bel acronimo per dire Commissione Valutazione Crediti, dove gli stranieri che arrivano qui con un diploma non riconosciuto, i ragazzi che hanno lavorato nell'apprendistato, possono andare lì, certificare le proprie competenze e da lì partire per fare un gradino di riconoscimento di titolo di studio che è fondamentale comunque, al di là delle competenze che uno ha e quindi che vanno riconosciute in questo senso. Noi speriamo che questa novità, che questa diciamo esperienza consolidata ormai che è a Bologna possa permettere al regolamento nazionale di fare un passo in avanti. Temiamo che non sarà così perché non ci interpellano, cioè quella riforma non è fatta con le esperienze reali.